Monte Cetona dista 1200 km da Londra, la stessa distanza da Bologna a Palermo. La nostra storia è iniziata nel 1999, quando abbiamo abbandonato la vita di città e ci siamo immersi in quella di campagna in Toscana. Cercando aria pulita e un ritmo di vita più calmo, ci siamo fatti contagiare dalla terra e da ciò che significa produrre cibo vero. L'azienda agricola Susie's Yard, o l'AIA di Susie, iniziò con questi bellissimi vecchi alberi d'olivo. Molte famiglie nella zona avevano i loro oliveti e presto li avremmo voluti anche noi. Quando inizi a fare il tuo olio, non puoi più tornare indietro. Qui siamo alle Cretaie, un oliveto esposto a sud e protetto dai venti freddi. Ha la combinazione perfetta di cultivar, terreno e microclima per produrre uno degli oli migliori al mondo. Cetona è un villaggio sulla collina con circa 2000 abitanti. È un po' come fare un passo indietro nel tempo. Nel periodo di vita di uno dei nostri olivi maturi ha visto la guerra e la fame, bei tempi ma anche avversi. Tutti si conoscono e il tempo sembra scorrere più lentamente. Un popolo forte che si è stabilito in un terreno bello e difficile al tempo stesso, che offre prodotti genuini e ospitalità vera. A metà strada tra Roma e Firenze, in una campagna poco conosciuta, c'è Cetona, una perla nascosta. La rocca di Cetona ha più di 800 anni. Gli agricoltori continuano a lavorare con umiltà la terra alla sua ombra. Le fattorie sono spesso biologiche, anche perché i prodotti chimici sono costosi. Il mondo è cambiato molto in 15 anni, ma la vita nei campi continua quasi invariata. Nell'era delle sovrapproduzioni di cibo da parte dei paesi ricchi, alcuni di noi si sono posti delle domande. In seguito alla globalizzazione e l'industrializzazione del cibo, con i conseguenti trasporti in tutto il mondo, dobbiamo affrontare diversi problemi. L'impoverimento del terreno, la scomparsa degli uccelli e le api, il trattamento disumano negli allevamenti degli animali, l'amido di mais, la melma rosa, il diabete e la lista continuerebbe. Nella nostra corsa ad accogliere il cibo facile, stiamo ignorando ciò che è sostenibile. Nell'accontentarsi di avere tutto disponibile tutto l'anno, sappiamo che cosa è successo alle cose tanto gustose di stagione. Le attuali leggi sulla sicurezza dei nostri alimenti potrebbero non sembrarci adeguate un domani?